punti persi per il Trapani? Lei che dice? Vedendo gli ultimi 20 minuti, per gli ultimi 20 minuti sì. All'inizio non era forse il vero Trapani. No, abbiamo giocato contro una squadra che era agguerrita, sicuramente ferita dalla sconfitta di Catanzaro. E quindi hanno messo tanto agonismo ed era normale che dovevano prendere le misure. Però loro non hanno mai creato nulla in pratica. Hanno fatto un cross, un bel gol, però basta. Abbiamo creato nel primo tempo due limpide occasioni ed era difficile giocare, sia perché comunque il terreno è molto scivoloso, dovevamo comunque manovrare sempre noi perché facevamo noi la partita e loro lavoravano con palla lunga su De Luca. E quindi abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma ci sta, perché significherebbe che allora il Lamezia è una squadra terra-terra, invece non è così. E poi nel secondo tempo ci siamo messi lì a manovrare, a girare palla con molta più pazienza, siamo andati spesso in due contro uno in fascia, era quello che volevamo, e attaccare la profondità con i nostri attaccanti ed è stato un Trapani onestamente sfortunatissimo. A volte abbiamo anche sbagliato noi nella fase finale di finalizzazione, abbiamo creato 6 palle gol di una nitidezza unica, quindi meritavamo assolutamente di vincere, mentre Lamezia non è mai uscito dalla propria metà campo e non sono gli ultimi 20 minuti, tutto il secondo tempo. Però ci può stare perché comunque loro sono una squadra giovane che sta lavorando per determinati obiettivi, oggi non volevano perdere. Faccio complimenti al mio amico Massimo che sta lavorando in condizioni secondo me non ideali per lui, perché secondo me non si sta esprimendo per quelle che sono le sue potenzialità, che sono tante, perché viene obbligato comunque a giocare con tantissimi giovani per una scelta societaria che può essere comprensibile, quindi non voglio assolutamente attaccare nessuno, però l'allenatore in questo caso sicuramente non sta dando quello che secondo me può dare, perché è una persona eccezionale, ma a parte questo è anche un ottimo tecnico, quindi ripeto, non sta dando quello che secondo me... No, dico di no perché anche nelle partite precedenti comunque a volte capita che entri in campo e non è una questione di approccio, è una questione di avversari. Noi dobbiamo capire una cosa importante, che noi giochiamo contro altri 11 avversari e che gli avversari sono tutti bravi. Avversari scarsi non ce ne sono, la dimostrazione è il Catanzaro la settimana scorsa. E in base a questo poi noi prepariamo la partita durante la settimana e poi in campo possono esserci situazioni diverse. Loro oggi hanno avuto una dislocazione statica, diciamo, di un determinato modulo, apparentemente con 3 attaccanti, ma abbiamo visto tutti che erano invece 10 sempre dietro alla palla quando il Trapani giocava, quindi non era un 4-3, solo una dislocazione tattica. E quando attaccavano giocavano solo palla lunga per De Luca che teneva palla, a volte andava in dribbling, a volte prendeva il fallo, scaricava e poi magari far attaccare gli esterni, ma non si sono mai resi pericolosi. Quindi dico, dobbiamo anche capire nei primi minuti come sono messi gli avversari. Poi ripeto, loro sono stati anche abbastanza aggressivi, abbastanza dinamici, hanno avuto grande furore agonistico e noi ci siamo adattati a questo tipo di partita, però nel secondo tempo onestamente dobbiamo dire che non c'è stata partita e siamo stati sfortunati, però merito anche alla Lamezia che ha fatto la sua buona partita. E eravate a meno 1, ora siete a meno 3, questo quanto incide dal vostro punto di vista sul piano della rincorsa al primo posto? No, non stiamo facendo una... Comunque non credo che voi giochiate per... i playoff, visto che eravate a un punto. No, lei ha ragione. Noi non giochiamo per i playoff, noi abbiamo giocato sin dall'inizio del campionato per salvarci, perché abbiamo costruito una squadra solo ed esclusivamente per salvarci. Tra l'altro siamo stati ripescati con assieme a Lamezia e tante altre squadre e siamo rimasti quasi gli stessi giocatori. Avevamo già preparato una squadra per fare un ottimo campionato di D, avevamo già preso Cianni, Madoni e qualche altro. Poi siamo stati ripescati e abbiamo preso solo Mastrolilli, che tra l'altro sta giocando a niente poco. Quindi abbiamo una squadra impostata per fare un grande campionato di D. Ci siamo ritrovati in questa situazione, il presidente ci ha detto solo di fare un buon campionato, poi quello che ve ne prendiamo. Siamo andati e stiamo andando oltre le nostre più rosee aspettative, adesso non ci teniamo indietro, è normale. Quindi adesso guardiamo a quello che si può fare in chiave campionato e in chiave playoff. Se dovessimo giocarcela fino all'ultimo con Latina bene, altrimenti cercheremo di prendere i playoff e quindi avere la migliore piazza. Però ripeto, stiamo facendo qualcosa che noi non ci aspettavamo nemmeno, quindi questi 3 punti ci sono, Latina ha fatto un grandissimo girone d'andata, noi siamo rimasti lì dietro, adesso stiamo facendo bene noi un po' meno loro, oggi sono ritornati a 3 punti, però il campionato è ancora lungo, ci sono molte partite, vedremo quello che succede. Va bene, grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci.
battuta tra te e dei 70 anni in due, insomma. Che significato diamo a questi due gol consecutivi a Catanzaro e oggi con il Trapani? E poi soprattutto, diciamo così, perché quella esultanza di fronte alla panchina del Trapani? Era una sorta di togliersi un sassolino dalla scarpa, probabilmente. No, 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 nessun sassolino, perché l'esultanza è stato più una cosa vegliardica, ma niente di che. Anche perché c'è da rispettare una squadra che è venuta a giocarsi la partita e che ha dimostrato di essere scusate, una squadra per vincere il campionato, non come ho sentito, per salvarsi. Una squadra dove si può permettere di cambiare due attaccanti, mettere in ante te e finire con 5 attaccanti in campo, mi sembra un po' inopportuno dire che si è costruita una squadra per salvarsi. Anche perché c'è gente che ha giocato molti anni in C1, tipo Pagliarulo e tanti altri. Comunque, due gol fatti, sono contento personalmente, ma mi dispiace solo che hanno portato solo un punto. Anche perché a Catanzaro abbiamo fatto una brutta figura,